stare in piedi e camminare è una grande e faticosa conquista per il bambino, anzi è, come si dice, come si legge, la prima tappa per diventare grandi. Ed è facile che all'inizio il piccolo può avere le gambe storte, camminare con le punte dentro o con le punte fuori o anche in punta di piedi o con il piede piatto o cavo. Qui vediamo alcune immagini bellissime di bambini aiutati dalla mamma nei loro primi passi. L'abbiamo già detto altre volte, forse i piedi li trascuriamo un po', proprio con i forte, l'abbiamo detto in passato. Facciamoci un po' una riflessione, perché sono distanti da noi? E una riprova è che li copriamo con i calzini e con le scarpe. Io l'ho letto da qualche parte, mi ha fatto molto riflettere, oppure con le calze. E invece nei piedi c'è la metà della nostra salute e quindi cominciamo a prestare e a far prestare molta attenzione, da correggere in tempo i difetti dei piedi del bambino. Con noi per parlarne Alfonso Forte, il nostro specialista, il gruppo Forte, dottor Forte è medico fisiatra del gruppo e dei centri Cefisa. Dunque, dottor Alfonso, partiamo un po' da queste forme strane che hanno le ginocchia dei bambini, il ginocchio varo, cioè quello, il bambino con le gambe ad O, oppure il ginocchio valgo, quello con le gambe ad X, oppure diciamo quando il bambino urta con le due ginocchia nel camminare, insomma sono i primi passi, però dobbiamo dire che già nella pancia del bambino i piedini dei piccoli assumono posizioni alterne. Bisogna, quando nascono e nei primi mesi o prima di cominciare a camminare hanno qualche difetto, bisogna preoccuparsi o aspettare? Allora, il discorso è sicuramente non bisogna mai preoccuparsi in prima istanza, perché ad esempio quando i bimbi nascono hanno, diciamo, una forma delle gambine che rispecchia un po' quella che è stata la posizione all'interno, diciamo, del grembo della madre, per cui sostanzialmente i bimbi nascono con questo atteggiamento, diciamo, col cosiddetto ginocchio da cavallerizzo. Quindi tendenzialmente i bambini, tutti i bambini alla nascita, hanno la tendenza un po' a avere questa tibia vara, questo ginocchio varo, e voglio dire anche un piede intraruotato sostanzialmente. Per cui noi dobbiamo sapere che fisiologicamente, diciamo, le gambe del bambino e quindi anche il piede del bambino, perché poi, come giustamente diceva lei, il piede, voglio dire, è un distretto anatomico che già, diciamo, dall'antichità gli anatomisti trascuravano. Era un distretto quasi ignobile, da non nominare, periferico. Per cui anche nei testi di anatomia, diciamo, di inizio secolo veniva quasi non citato, o se veniva citato veniva messo, diciamo, come capitolo, come allegato, ecco, non faceva parte della normale anatomia del piede. Ma tanto è vero che, voglio dire, alcune, diciamo, alcuni elementi di biomeccanica del piede sono stati scoperti, diciamo, negli ultimi 10 anni, ecco, per cui voglio dire, fino a 10 anni fa anche la biomeccanica, che è una biomeccanica molto sottile, noi parlammo qualche settimana fa dell'astragalo. E la biomeccanica dell'astragalo, soltanto con gli studi di cinematica più recenti, è stata, diciamo, definita in maniera molto molto chiara. Per cui, diciamo, che il bambino nasce con questo ginocchio varo, quindi nasce sostanzialmente con dei vizi che non sono vizi alla nascita, perché sono fisiologici, sia di asse del ginocchio, sia di rotazioni, cioè noi possiamo avere due tipi di, diciamo, di crescita fisiologica legata a questi momenti, che sono gli assi, quindi ginocchio varo e ginocchio valgo, e le rotazioni, cioè la tibia nasce leggermente intraruotata, il femore extraruotato, e nel corso, diciamo, dell'accrescimento, quindi nei primi 2 anni, cioè ogni 2 o 3 anni cambia la conformazione delle ginocchia, per cui un ginocchio che inizialmente sembra varo, un piede che inizialmente sembra intraruotato, non deve destare nessuna attenzione, quindi nessuna preoccupazione. È chiaro che quando vediamo un piedino proprio tutto indentro, che non risponde ad esempio a delle manovre, a delle mobilizzazioni, quello può essere un segno patognomonico, ad esempio di un piede torto, ma qui arriviamo e sfociamo nella patologia. Quindi bisogna distinguere ciò che è fisiologico, ciò che è fisiologico, esatto, ciò che è fisiologico, ciò che ha i limiti della fisiologia e che ciò che è realmente patologico. Ecco, molte domande ci si fa, per esempio, sul piede del bambino quando non cammina ancora, va lasciato libero o va coperto? Ad esempio, noi dobbiamo distinguere, il piede del bambino, diciamo, in generale va lasciato libero. Sostanzialmente, quando non cammina, il piede deve essere libero, perché il piede non è soltanto un organo di moto, ma è un organo di senso.
è un'importante diciamo, struttura recettiva dell'organismo del bambino. Quindi soltanto quando il piede non ha diciamo, l'approccio al suolo, quindi il bimbo non cammina, necessariamente va coperto soltanto da un calzino, o addirittura molto spesso noi consigliamo di stare a piedi nudi, o al massimo voglio dire una scarpetta, ma di quelle morbide, perché oggi voglio dire si tende immediatamente a infilare le scarpine ai neonati, ma quello è un danno, specialmente se sono scarpine rigide, costipanti, quindi il piede va lasciato libero. In carico invece, voglio dire, nel momento in cui si inizia diciamo, ad avere una deambulazione quasi fisiologica, conviene utilizzare una calzatura. Sì, ecco qui vediamo quello che diceva lei prima, il bambino che già in fase fetale ha questa, come dire, tendenza, questa conformazione. Questa è la conformazione del piede. Ecco, questo ad esempio è un altro dei vizi che preoccupa tantissimo i genitori, la torsione tibiale. Sì. Cioè diciamo che sostanzialmente quando un bambino cammina con le punte all'interno, voglio dire, può essere o un problema di anca, un'antiversione dell'anca, correggibili. Questa ad esempio è la torsione, un esempio di torsione femorale. È chiaro che il consiglio che noi diamo ai genitori è quella posizione che si vede nell'illustrazione, quella è una posizione diciamo da vietare ai bambini, perché ad esempio quella aumenta l'antiversione dell'anca, quella posizione, quella, di sedersi, quella che usano molti bambini, per vedere la televisione, è una posizione che favorisce diciamo che ostacola la normale derotazione del femore durante l'accrescimento, perché i femori, voglio dire, devono srotolarsi, così come pure le tibie e anche il piede. Questa posizione non favorisce lo srotolamento del femore fisiologico, per cui lo può rallentare e può accentuare una marcia a punte intraruotate. Sì, molte domande arrivano su, per esempio, quando comincia a camminare il piccolo, che tipo di calzature deve indossare? Allora, innanzitutto quando inizia a camminare, la calzatura, ad esempio, non bisogna adottare il fai da sé. Cioè nel senso che molto spesso quando si vede, voglio dire, una tendenza al piede piatto, immediatamente si acquista una scarpa rigida molto alta. Invece in realtà la calzatura ideale del bambino è una calzatura che abbia sì un sostegno, quindi che abbia dei forti, diciamo, strutturati ma non rigidi, ma che sia morbida in punta, quindi una calzatura che favorisca il normale stacco del piede dal suolo del bambino. Per cui voglio dire, è inutile pensare immediatamente a scarpe cosiddette costrittive più che correttive. La scarpa deve essere morbida. Qui abbiamo un classico esempio deformità della tibia e del femore. Cioè questo è un difetto di asse. Sì. È un difetto di asse, questo è un classico ginocchio valgo. È chiaro che voglio dire il ginocchio è varo quando aumenta la distanza tra le due ginocchia a piedi uniti, sostanzialmente. Ecco, le classiche però vediamo gambe, che come dicevo, le classiche gambe a cavallerizzo. Arcuate, sì. Però voglio dire, questa struttura del piede, come si vede brillantemente nell'animazione, si modifica nel tempo. Sì. Si modifica perché sostanzialmente, per cui a 2-3 anni, a 3 anni sostanzialmente, l'asse del ginocchio si raddrizza per poi diventare valgo. Cioè quindi paradossalmente la crescita fisiologica parte da un ginocchio del cavallerizzo, da un ginocchio varo, si normalizza verso i 2-3 anni e poi addirittura si valgizza, con un valgismo che va oltre il fisiologico. Sì. Quindi anche il valgo, il cosiddetto ginocchio a X, ginocchio per X. un periodo della vita del bambino è fisiologico. Quando poi rimane valgo dopo i 7-8 anni, a quel punto bisogna iniziare a preoccuparsi. Chiaramente esistono dei criteri di fisiologia, dei limiti della fisiologia e ad esempio e poi che possono sfociare in un problema patologico. Oggi voi avete dei mezzi diciamo digitali, elettronici per rilevare la piattezza, per esempio il piede piatto o il piede cavo. Sì, ma sicuramente, anche perché voglio dire, sia l'esame baropodometrico, sia il classico esame podoscopico, sono diciamo esami che devono necessariamente essere fatti di routine a tutti i bambini. Ecco qui le dita arricciate, cosiddette, anche un altro. Questa è un'altra delle caratteristiche che preoccupa parecchio i genitori, perché diciamo alla nascita molti bambini hanno il cosiddetto dito sottoposto, quindi un ditino che viene messo sotto
sotto rispetto alle altre dita o sopra rispetto alle altre dita. Che va corretto, anche queste, voglio dire, sono diciamo delle deformità che nel corso dei mesi si tende sostanzialmente a recuperare, per cui generalmente questo tipo di cose non richiedono una chirurgia riparativa, possono essere utilizzati ma con molta cautela e su precise indicazioni dei piccoli tutori che possono specialmente durante la notte mantenere diciamo una posizione fisiologica delle dita, anche se quelli vanno gestiti bene perché la cute del neonato è davvero molto, molto sensibile. Questa è la terza causa ad esempio di diciamo di marcia a punte intrarotate, è l'adduzione del piede, quindi diciamo l'asse del piede che normalmente voglio dire ha una sua diciamo è un asse praticamente longitudinale, crea una curvatura verso l'interno, quindi voglio dire si crea una adduzione soltanto di mezzo piede, quella è una causa di diciamo di... Ecco, questa è una posizione che lei diceva non bisogna fare assumere al non piccolo. Bisogna fare assumere, i bambini vanno invece diciamo abituati, vanno abituati diciamo ad utilizzare posizione all'indiano, cioè noi consigliamo di far sedere i bimbi come gli indiani, con le gambe, quindi con le gambe extra ruotate non intraruotate sostanzialmente. Sì. E qui l'altra domanda, è utile il massaggio dei bambini, dei piedi e delle gambe? Assolutamente sì, perché voglio dire le stimolazioni tattili, quindi quelle esterocettive, quelle effettuate sulla cute e sui muscoli del bambino, hanno una funzione diciamo di crescita neuronale, cioè si attivano quei circuiti perché anche quelle sensibilità come dicevo quei circuiti, esatto, che poi voglio dire sono fondamentali nella vita diciamo da adulto sostanzialmente, perché ripeto, noi molto spesso pensiamo al piede come un organo locomotorio, il piede voglio dire deve essere considerato come il principale recettore del sistema posturale. Quando abbiamo parlato di postura noi abbiamo considerato sempre i due recettori, l'occhio e il piede, vuol dire l'occhio per la visione, il piede perché è il mezzo di contatto del sistema uomo con il mondo esterno. Per cui sin dalla nascita noi consigliamo sempre queste stimolazioni tattili, stimolazioni e massaggi che fanno chiaramente le mamme, non è una stimolazione terapeutica, certo. Cioè deve essere un processo diciamo fisiologico, ecco, anche un piccolo massaggino, cioè fanno parte diciamo della normale stimolazione di un bimbo. Ecco, andiamo un po' all'ultima osservazione, abbiamo visto delle malformazioni, cioè che poi possono sfociare nelle patologie. È possibile, come dire, non ricorrere alla chirurgia, perché talvolta si può anche ricorrere alla chirurgia per raddrizzare le gambe, però con degli esercizi. Vediamo l'ultimo filmato che noi abbiamo accelerato, di un adolescente in questo caso, che fa degli esercizi per correggere alcune tendenze al ginocchio varo o valgo. Sì, perché in realtà non dimentichiamo che comunque diciamo abbiamo parlato di rotazioni quindi sia della tibia che del femore, quindi sia della coscia che della gamba, ma voglio dire la rotazione viene mantenuta ed effettuata anche da un sistema muscolare, per cui molte retrazioni, ad esempio dei flessori che sono i muscoli posteriori della coscia, oppure delle retrazioni degli adduttori che sono i muscoli esterni, quindi anche la muscolatura che va chiaramente strecciata, quindi allungata come in questo caso, questi sono degli esercizi sia di stretching muscolare e di stretching capsulare dell'anca, quindi voglio dire va trattata e va allungata non solo la capsula articolare ma anche i muscoli, proprio perché i muscoli hanno una funzione molto molto importante su quelli che sono i meccanismi torsionali, quelle famose rotazioni di cui abbiamo parlato diciamo inizialmente, per cui sono fondamentali gli esercizi, ma come sono fondamentali ad esempio gli esercizi che noi consigliamo ai bambini con il piedino piatto comunque voglio dire oltre a dire sempre ai genitori di cercare di lasciare quanto più liberi è possibile in casa con dei calzini antistruccioli i bambini, proprio per favorire l'attivazione dei muscoli cavizzanti del piede, noi diamo diciamo un opuscoletto con degli esercizi che facciamo fare a casa, tipo camminare in punta, utilizzare il bordo esterno del piede, quindi cercare di stimolare la porzione esterna del piede,
seguire una linea, cioè sono tutti esercizi molto semplici di motricità fine, ecco, utilizzare i piedi con funzione prensile, come la mano, quindi raccogliere una pallina, prendere un pennarello per colorare, addirittura cercare di far disegnare i bambini con i piedi, può avere un ruolo molto importante nello sviluppo, quindi armonico, diciamo sia muscolare che recettoriale del piede, ma lo stesso discorso vale anche per l'anca, che chiaramente nel filmato vediamo. C'è una ragazzina che fa stretching sostanzialmente. Qui l'anca è fortemente impegnata. È fortemente impegnata. Il discorso è che il messaggio, ecco, da trasferire oggi è che in realtà quando noi pensiamo che un problema di marcia a punte intraruotate, quindi quando i bambini buttano la punta verso dentro, noi pensiamo sempre a un problema di piede. Mentre in realtà noi, voglio dire, dobbiamo sempre considerare tutto il sistema posturale, quindi piede, ginocchio, perché può dipendere da una tibia, e addirittura molto spesso dipendere dall'anca, anca che molto spesso, ripeto, viene trascurata. È una, diciamo, situazione rispetto alla quale, voglio dire, i genitori non pensano immediatamente al piede, pensano che ad esempio con un plantare risolvono il problema, in realtà il problema non era il piede, ma era l'anca, su cui quindi bisogna lavorare.